le statistiche del Centro di Studi sulle Nuove Religioni, il cristianesimo è la religione più diffusa al mondo, con 2,5 miliardi di fedeli. È grande la pluralità di coloro che credono in Gesù Cristo come Messia. Solo a Gerusalemme troviamo ortodossi, cattolici, armeni, siriaci, copti, etiopi, anglicani e luterani. Dal 20 gennaio, nel contesto della tradizionale settimana di preghiera per l'unità dei cristiani nella Città Santa, sono tutti riuniti ogni giorno in una chiesa diversa. Il tema scelto per quest'anno è «La tua destra, Signore, mirabile per la sua forza», con riferimento alle nuove forme di schiavitù. La schiavitù, innanzitutto dal peccato, dalle conseguenze del peccato, in tutte le forme purtroppo molto visibili che sono le ingiustizie, le sofferenze di tante persone causate dalla malvagità dell'uomo. Sono tante le forme di schiavitù oggi presenti nella vita sociale, anche per noi qui in Medio Oriente. La parola schiavitù, la parola ci richiama a situazioni politiche, situazioni sociali molto, molto gravi, dove noi cristiani siamo chiamati a portare una parola di speranza. Tra i luoghi che ospitano le preghiere c'è la Cattedrale di San Giacomo, chiesa del XII secolo, situata nel quartiere armeno. Mettiamo da parte le differenze teologiche, le discussioni, le differenze e promuoviamo l'unità nelle cose che contano. Riti diversi, così come le lingue, ma un unico obiettivo. Anche nella Chiesa Luterana del Redentore, che si trova vicino alla Basilica del Santo Sepolcro, i cristiani di diverse denominazioni si sono riuniti per pregare. A presiedere la celebrazione il vescovo appena insediato nella Città Santa. La cosa importante è che non ci sia soltanto una settimana all'anno di preghiera insieme, di accettazione reciproca e di unione. Anche con le nostre differenze possiamo fare molte cose uniti. Cristo ci può portare a percorrere cammini che non possiamo neppure immaginare e per questo preghiamo insieme. Unità che si rende necessaria soprattutto dinanzi al contesto attuale del Medio Oriente. Sempre di più noi tutti, i cristiani, tutte le denominazioni, tutte le congregazioni, sentiamo che non possiamo essere divisi, perché la nostra natura in Gesù Cristo è essere uno. La divisione non è normale, va contro la nostra natura, che è essere uno così come è uno il Padre in Cristo. One in Jesus with the Father, fulfilled with the Holy Spirit. Anche il Patriarcato Latino di Gerusalemme ha ospitato la preghiera, presieduta da Monsignor Pier Battista Pizzaballa. Nel corso della celebrazione, le candele hanno simboleggiato la luce di Cristo che genera unità. L'unità c'è già, perché la Chiesa di Cristo è una sola. Siamo noi uomini che la dobbiamo ricostituire secondo la volontà di Dio.